Eccoci qua, uno degli appuntamenti più eterodossi e divertenti però di questo programma, nel senso che nessuno dei partecipanti è propriamente legato al sistema dell'arte come artista, in effetti invece lo è a tutti gli effetti. No, alla mia sinistra, alla vostra destra, Patrizia Occhiola, designer spagnola che ormai da più di 25 anni, 30, sta in Italia, ormai no, 25, sta in Italia e con cui dialogheremo dopo. Prima di questo dialogo, cioè, abbiamo una provocazione sul tema scienza e design, visto che tutti questi giorni di curiosità infinita sono stati giorni di sfregamenti tra discipline umanistiche e scientifiche. Questa volta tocchiamo il design e a fare questa incursione nel territorio dove il progetto, la cultura del progetto, il design industriale e ricerca scientifica si toccano, si dialogano, cercano di entrare in contatto, e Marco Rainò, curatore di design, designer, architetto a sua volta, che da tempo lavora su una ricerca ovviamente incentrata sull'idea di mettere insieme ricerca scientifica e design. Quindi 25 minuti di provocazione visiva verbale di Marco e poi un dialogo, reazione, azione, reazione con Patrizia, in cui parleremo dalla scienza all'eternità. Grazie e benvenuti. Grazie, bentrovati. Non esordirei dicendo che sono uno specialista di contaminazione tra design e scienza, perché non sarebbe vero. Succede però che nel novero delle ricerche che si fanno a titolo personale e professionale ci siano state negli ultimi tempi, soprattutto da parte mia, una crescente attenzione rispetto a determinati fenomeni che credo siano sufficientemente innovativi e che ci piacerebbe prendere in esame oggi. Mi piacerebbe condurvi ormai in una super sintetica, anche piuttosto rapida, carrellata di progetti recenti, diciamo gli ultimi 5 anni circa. La mia intenzione è quella di farvi vedere gli esiti o non esiti, perché poi anche questo è un tratto che mi sembra molto interessante, cioè un tipo di design che è molto contaminato e che riesce a stimolare degli ambiti di ricerca, i quali non necessariamente poi conducono a degli esiti finali e definiti o finiti per se stessi, ma aprono ad altre ricerche. Sull'episodio della contaminazione tra design e scienza vale la pena di dire che proprio nel giusto per dare due coordinate anche, come dire, di ambiente e di relazione con il contesto, proprio negli ultimi 5 anni, grosso modo, si sono avute delle interessantissime analisi che riguardano questo binomio. Innanzitutto delle mostre, sarò sintetico, ma vale la pena sempre di ricordare il fantastico e straordinario lavoro di Paolo Antonelli come senior curator del design department del MoMA di New York. Molte le mostre da lei curate anche sulla relazione tra design non solo di prodotto e scienza, ne ricorderò due che sono le ultime: Design and Elastic Mind del 2008 e la più recente Talk to Me del luglio dell'anno scorso, del 2011. Ma l'interesse nei confronti del design non risiede solo in ambito scientifico curatoriale. Moltissime sono le organizzazioni di studio che si stanno specializzando in questa direzione, oltre all'MIT di Boston, notissima istituzione ormai nell'ambiente, anche il Royal College di Londra, per esempio, o la Design Academy di Eindhoven, stanno portando avanti dei programmi di grandissimo interesse. Non ultimo, delle situazioni private, si può citare per esempio la Science Gallery di Dublino oppure il Laboratoire di Parigi, che portano avanti proprio una ricerca molto, molto intensa. Ma di che tipo di design stiamo parlando? Perché credo che questo sia, definendolo in estrema sintesi, il punto della situazione. Non vedrete in questa carrellata di progetti che ho raccolto, sono 10 i designer ai quali ci riferiremo e altrettanti i progetti che loro hanno studiato, non ci riferiremo certo a un design, come dire, che è una circostanza pendolare tra forma e funzione, non tanto confinato nell'ambito del prodotto e quindi dell'oggetto, bensì un design che pensa alla progettazione come un sistema aperto, dicevo prima,
e che più volte è stato definito con etichette che poi sono di volta in volta sempre utili per essere ingannate, no? E quindi disattese, critical design o speculative design, per esempio, questo design speculativo. Questa è una introduzione per portarci nel vivo della sequenza. La prima slide che faccio vedere è il nome di Susanna Suarez. Susanna è una ricercatrice, una designer. Tutte le persone che vedrete sono design che hanno compiuto il loro corso di studio diplomandosi e laureandosi in design, in traction design, graphic design, fashion design, e quindi non possono essere considerati a pieno titolo degli scienziati, evidentemente, ma usano la scienza come leva per la ricerca. Susanna Portoghese dal 2007 al 2009 ha portato avanti una ricerca inizialmente su un prodotto, lo vedete alle mie spalle, cioè una ampolla, un vaso, un recipiente, un contenitore che poi è diventato qualcos'altro. Cioè l'interesse del designer qui non era esattamente costruire un prodotto che potesse diventare funzionale per l'uso domestico, ma piuttosto costruire un dispositivo. Che cos'è questo dispositivo? È un sistema diagnostico, in sostanza, per il quale Susanna ha, in collaborazione con alcuni scienziati, ha studiato un sistema per diagnosticare alcuni malanni purtroppo frequenti, la tubercolosi, per esempio, alcune tipologie di cancro, semplicemente attraverso un sistema che utilizza il fiato dell'utente e delle api. Quindi le api utilizzate come dei biosensori, l'ape opportunamente allenata, addestrata a riconoscere determinati tipi di odori, è in grado in maniera scientificamente precisa di riconoscere delle emanazioni olfattive precise e quindi di distinguere determinate malanni da altri. Cosa succede? Molto semplicemente che la persona che fa uso di questo strumento, ecco qua c'è una sequenza, soffiando all'interno della capsula, a seconda della disposizione delle api nei confronti del recipiente, capisce se ha una diagnosi positiva o negativa. Questa, per esempio, è una diagnosi negativa perché le api rimangono nella camera più esterna del vano, invece questa in cui si dispongono in quella più interna è una diagnosi positiva. Cosa vuol dire utilizzare le api? Vuol dire che queste api vengono sottoposte a un training. Fate conto che l'ape ha un olfatto più sviluppato rispetto all'uomo di 10 milioni di volte, è capace di riconoscere, targetizzandoli, degli odori specifici, riconosce gli odori di un singolo fiore a 500 metri di distanza in un campo in cui non è l'unica specie che sta cercando. E vengono catturate, questo è il sistema che Susanna e i ricercatori che hanno sviluppato questo progetto utilizzano per, diciamo, catturare le api per poi sottoporle ad un addestramento, e questo è la clinica come viene chiamata per addestrare le api, e vengono addestrate in una maniera molto semplice, in realtà con un metodo d'inizio del secolo scorso che è quello del riflesso condizionato di Pavlov, forse ne avete sentito parlare. Molto semplicemente agli animali viene chiesto di compiere un'azione o riconoscere qualche cosa in cambio di un premio, che è quasi sempre del cibo, nel caso delle api una glucosata, una zuccherina. I sistemi diagnostici, quindi i vasi e i recipienti che Susanna utilizza, sono di vario tipo. Questo per esempio è più specifico di quello di prima, a seconda sempre della disposizione delle api nelle camere che formano questo vaso in vetro, che in realtà non è vetro ma è vetro borosilicato, cioè il Pyrex, che ha un'altissima capacità di resistenza non solo alla temperatura ma anche agli agenti chimici e fisici. Questa è un'altra categoria ancora. Ecco, quindi in questo caso le api che riconoscono i feromoni, per esempio, o determinate emanazioni e sono targetizzati, aiutano a diventare un semplice oggetto, uno strumento diagnostico di precisione. Qual è il quesito che Susanna solleva con questo progetto? Il quesito che solleva è: possiamo fidarci di più di una diagnosi fatta da alcuni esseri viventi, come sono le api, oppure ci fidiamo di più di un processo che si basa sull'innovazione tecnologica, no? E quindi sulla proposizione di alcuni software per l'individuazione delle malattie di cui stavamo parlando in precedenza? E il quesito chiaramente è aperto poi a ulteriore approfondimento. Andiamo avanti, altro esempio, altra designer, questa volta
inglese Susanne Lee. Questo è un progetto BioCouture che è ancora in evoluzione dal 2003 al 2012. Questa prima slide riguarda una soluzione, sembra una sfumeggiante birra, ma non lo è una soluzione di derivati del tè verde che sono immersi in una soluzione batteriologica di cellulosa. Succede praticamente che in questa coltura, in un primo stadio assolutamente liquido, poi si condensa, i batteri funzionano praticamente come degli agenti filanti della cellulosa e quindi aggregano le singole molecole della cellulosa, le microfibrille si chiamano tecnicamente, in stratificazioni sempre più dense, fino a che, lo vedete nella superficie della slide, possono essere in qualche modo, tra virgolette, raccolte in una matassa molto spessa. L'aggregazione delle molecole di cellulosa attraverso i batteri filanti, come li ho chiamati prima, fate conto che in 2-3 settimane ad una determinata temperatura in una vasca di questo tipo conduce ad una matassa molto densa, molto spessa, circa 1,5 cm, che poi viene essiccata, perché molto liquida e ancora molto piena di acqua, e diventa una materia prima per fare un'indagine assolutamente eterodossa sul fashion. In questo caso Susan Lee, che si è specializzata in fashion design, si è posto il quesito sul fatto che si potessero esistere delle materie prime diverse da quelle tessili per le composizioni di, ad esempio, abiti. Qualcosa fa nascere, come dire, dei quesiti di altro tipo ed apre ad altre circostanze credo di particolare interesse, come la capacità per esempio di poter dismettere degli abiti usati, perché in questo caso, essendo una cultura batteriologica, potrebbero essere dismessi dando origine del compost o addirittura riaggregati. Gli esiti hanno dato queste prime, chiaramente interlocutori ancora in questo momento, esiti, non è impermeabile questo materiale, per cui evidentemente si sta studiando come rendere impermeabile, ma è perfettamente ritagliabile, formabile, come si vede in questa immagine, quindi corpetti, corsetti, particolari curve possono essere date, e anche stampabile in un kimono, una sorta di bomber, con dei colori assolutamente naturali, riesce a essere anche stampabile, o addirittura diventa un camouflage per diventare una sorta di giubbotto in denim. Yelter Vanhadema invece ci parla di simbiosi, si è laureato nel 2006 con una tesi a 24 anni, con una tesi su un nuovo e innovativo modo di pensare il graphic design. Cioè lui ha pensato perché il graphic design è l'applicazione grafica nella stampa, quindi l'uso di inchiostri e la reazione degli inchiostri con la carta è sempre e comunque così stabile. C'è un modo, c'è un motivo, c'è una possibilità di rendere questo processo alterabile, modificabile, in qualche modo di dare più vita al processo stesso. Queste sono delle capsule di Petri, forse le conoscete, sono delle piccole capsule che vengono utilizzate nei laboratori per sviluppare colture batteriologiche o microbiologiche, di dir si voglia. Lo studio di Yelte ha provato a utilizzare delle proliferazioni batteriche per utilizzare queste proliferazioni sulla carta e utilizzare al posto dell'inchiostro, quindi per sviluppare, questo è vista al microscopio, per sviluppare quindi una tipografia mutante in qualche modo, no? Vedete dietro di me primi esperimenti di condensazione microbatterica in cui i batteri andavano a comporre degli alfabeti. Gli alfabeti diventano sempre più chiari man mano che l'esperimento continua, addirittura tipizzando delle lettere, no? Grafiche, dei font, dei caratteri tipografici, dando origine in ciascuna delle capsule di Petri a un alfabeto di questo tipo, che poi applicato sulla carta non solo diventava qualcosa di organicamente interessante e dava adito ad un processo aperto, ma dava la possibilità a questi batteri di proliferare nel tempo per una stagione, per due stagioni, per più stagioni, oppure di andare a morire. Questa ultima slide che faccio vedere su questo progetto, che ritengo molto interessante, è una slide che riguarda un luogo pubblico, cioè lui ha utilizzato uno dei classici billboard tipo IGP Deco, per intenderci, come fosse una grande capsula di Petri sterilizzata. Quindi la A che vedete crescere, che è un esperimento evidentemente, è una cultura e una proliferazione batterica che
cambia i suoi connotati di geometria, di forma e anche di colore nel tempo fino ad arrivare anche alla morte del batterio. Interessante notare che poi un anno fa circa Warner Ross ha in qualche modo si è ispirata a quest'idea e nella sua campagna pubblicitaria nel Nord Canada per Infection, un blockbuster di recente produzione, ha utilizzato alcuni billboard esattamente ispirati a questa caratteristica, con evidente stupore, come dire, dei passanti. Sonia Baumel parla ancora questo linguaggio ed è una designer che si ispira moltissimo al rapporto tra il corpo e l'ecosistema esterno. Vi faccio vedere in rapida sequenza due progetti. Questo è Expand Self, di nuovo parliamo di una capsula di Petri, in questo caso dimensioni umane, di nuovo parliamo di un ambiente che è stato trattato con del lagar. Lagar è un composto che aiuta e fa da nutrimento alla proliferazione batteriologica e microbiologica. L'idea di Sonia Baumel è stata quella di utilizzare il proprio corpo e i propri batteri come se fossero dei colori e una capsula di Petri di grande dimensione come se fosse una tela. Quindi questo è l'esito, come dire, dell'impressione del proprio corpo su all'interno di un ambiente microbiologicamente attivo che si riferisce ad un determinato giorno, ad una determinata ora, ad una determinata area della città di Vienna. Ti ricordo qualcosa? Sì, a Torino si può ricordare qualcosa. Questa è un'immagine più ravvicinata, e questa ancora più nel dettaglio. E questo è un altro lavoro che segue il precedente, ma l'interesse qui sta nel fatto che Sonia non ha un'intenzione di, come dire, esprimersi dal punto di vista artistico per far apparire delle cose particolari all'interno di una teca o su una tela. L'idea è quella invece di rendere evidente il paesaggio ecobiologico che esiste sul corpo di ciascuno di noi, perché sul corpo di ciascuno di noi esistono delle microaree che contengono una quantità inimmaginabile di microorganismi, di batteri e di altre cose, e quindi cioè, l'idea è quella di pensare all'organismo umano come un organismo, un superorganismo formato da tanti altri organismi e tante altre situazioni viventi. Addirittura Sonia, insieme al batteriologo con cui lavora, afferma che la somma delle entità viventi sulla sola epidermide del corpo umano, se sommata, dà delle informazioni di 10 volte maggiore rispetto al DNA dell'uomo. Questo invece, ma lo faccio vedere perché è una continuazione, come dire, anche qui è una provocazione, stiamo parlando di provocazioni, credo, costruttive in questo senso, è un esperimento tessile di Sonia che, di nuovo riferendosi ad un determinato studio batteriologico sulla sua epidermide, in un determinato giorno, a una determinata ora, in una determinata zona della città in cui vive, cioè Vienna, ha poi tradotto questa cartografia degli ecosistemi sulla propria epidermide in una mappa che qua vedete rappresentata attraverso, come dire, del lavoro tessile, no? Proprio per rendere più evidente le capacità della pelle di accogliere molte cose. Alison Kudla, di nuovo Growth Pattern, qua ci spostiamo negli Stati Uniti, una ricercatrice che ha studiato in Europa ma poi sta lavorando negli Stati Uniti. In questo caso parliamo di nuovo di capsule di Petri, di nuovo di proliferazioni ma di sistemi vegetali. Queste sono foglie di tabacco, ciascuna è una foglia di tabacco, ciascuna capsula contiene una foglia di tabacco, quando vedete più da vicino sulla vostra destra la foglia come nasce, sulla sinistra invece un trattamento, anzi sulla sinistra, sulla destra il trattamento, diciamo, di processo di design che Edison ha dato a questo lavoro. Che cosa succede? Edison è stata chiamata praticamente a visualizzare un lavoro di ricerca in cui le foglie di tabacco sono state costrette in capsule di Petri con una determinata sostanza per studiare la possibilità di ciascuna foglia di germinare da se stessa, con risultati di vario tipo. Questo è il metodo che lei usa per ritagliare le foglie, questo è il sistema di sterilizzazione delle singole capsule di Petri e questo è il processo, come dire, di
nutrimento della singola foglia dopo essere stata sterilizzata per partorirne altre. Ecco, qui vedete che dopo un certo periodo di tempo, non sono propriamente percettibili, non ho una foto migliore da questo punto di vista, però in alcuni casi questo decor, che è ispirato ad un motivo islamico, alcuni dicono anche ad un pattern grafico olandese, tipico dei caratteri olandesi, prolifera diventando diverso da se stesso in qualche maniera. Quindi l'incrocio potrebbe essere, certo, da un punto di vista una metà strada tra una ricerca grafico-visiva e una invece evidentemente che riguarda altro. E qui poi c'è invece un'immagine che trovo molto interessante, perché alcune volte gli esperimenti non riescono, e questa è una capsula di Petri non opportunamente sterilizzata che ha portato al decadimento della foglia e alla sua necrosi, quindi ad una morte. Veronica Runner, e qui ci inoltriamo in un altro ambito, sto cercando di darvi una panoramica molto sintetica ma il più esaustiva possibile, tedesca, con biofilia, parla di organ crafting, cioè sostanzialmente lei ha studiato per circa 4 anni il comportamento dei bachi da seta. Il bacco da seta, se vedete, se cerne appunto la seta secondo una modalità che non è ancora oggi in qualche modo sostituibile o copiabile dalle macchine e dalle nuove tecnologie. Cioè il bacco da seta, se c'è questa seta che è un composto biproteico, sono due proteine messe insieme, con una velocità di produzione e con una densità del tessuto sedico che non riesce a essere praticamente mimic, come si traduce, riprodotto da una macchina. Allora, cosa succede? Che questa capacità particolare del bacco da seta ha fatto venire in mente a Veronica, che stava studiando con dei cardiologi che si occupano di trapianti soprattutto, ha fatto venire in mente che proprio il composto biproteico originato dal bacco da seta potesse fare da scaffolding organ, cioè da infrastruttura, esoscheletro per la costruzione di organi attraverso cellule staminali. Insomma, questo evidentemente è uno di quei progetti che porta una grande capacità immaginifica nei confronti della scienza di oggi per aprirla a quella di domani. In buona sostanza, l'idea di Veronica è quella non solo di far costruire l'esoscheletro di organi che poi cresceranno dai bacchi da seta, evidentemente facendo in modo che poi la struttura biproteica della seta possa essere assimilata e mai rigettata dall'organo del corpo umano del ricevente, ma anche fare in modo, in qualche modo, che la persona che si occupa di questo processo, lo vedete qui ritratto alla mia destra, abbia una capacità di dialogo con i riceventi di quest'organo che è assolutamente inedita oggi. Sapete, è uno dei grossi problemi dei trapianti di organo, non solo riguardano le incompatibilità, diciamo, genetiche tra cellule, ma riguardano anche, per esempio, grandi crisi di depressione molto profonde dei riceventi. In questo modo Veronica Runner stimola ad un altro tipo di scenario, perché i designer in questo modo, in questa situazione che vi sto illustrando, in realtà sono grandi costruttori di scenari, no? In questo modo stimola a pensare anche un altro rapporto, appunto, del ricevente con l'organo che sta ricevendo. Sempre sulla stessa scia, ma qui sarò brevissimo, un francese, Thomas Manissant, ha fatto invece una ricerca molto interessante che poi in qualche modo riguarda anche i bacchi da seta, ma in questo specifico ha un punto di partenza diverso, cioè i ragni del Madagascar, che sono una specie piuttosto robusta e molto consistente anche, che i ricercatori solo di recente hanno rivelato tessere delle tele particolarmente resistenti. Fate conto che in Madagascar questi ragni tessono delle tele che sono di 25-30 metri di diametro, quindi immense, e il sistema proteico che usano per la loro filatura è un sistema proteico che ha, come dire, a parità di peso è 10 volte più resistente del Kevlar, che di per sé è 5 volte più resistente dell'acciaio.
Allora, l'idea era quella di dire: ma cosa succede se noi utilizziamo il ragno del Madagascar come si utilizzano i macchi da seta, no? E quindi al di là della raccolta della seta si raccoglie una matassa che è fatta di questo tipo di filatura, che ha queste caratteristiche specifiche e queste grandissime qualità intrinseche. E questa è una provocazione. Tomas crea la Spider Farm, in cui si immagina, si pensa di allevare dei ragni. Evidentemente questa cosa poi ha avuto, ed è anche giusto, è molto interessante pensare che i progetti di design possono avere anche del failure, dei fallimenti. Questo esperimento non ha dato dei risultati positivi per la grandissima animosità della specie. Questi ragni litigavano tra di loro, quindi non si davano delle caratteristiche del genere, però è stata fondamentale per ispirare invece una ricerca di un altro scienziato che ha fatto una cosa che adesso raccontarla sembra molto semplice, ma assolutamente sorprendente, cioè ha cercato di trapiantare il gene del ragno del Madagascar dentro un banco da seta, con esiti che evidentemente potrebbero essere molto interessanti. Radical Coin, qui ci addentriamo in un ambito di specifica, forse anche un po' più crudo se vogliamo. Radical si occupa, è una ricercatrice, una designer israeliana, e si occupa dei rapporti dell'essere umano con il proprio corpo e dell'uso del proprio corpo secondo modalità che non sono esattamente quelle più ortodosse. Faccio vedere rapidissima sequenza, tre slide. La prima è relativa a questo progetto che si chiama Electro Side Appendix. È un progetto ispirato e stimolato dall'anguilla elettrificata, questo grande pesce che vive in Brasile, soprattutto nel Rio delle Amazzoni, e che è capace, tramite una contrazione del proprio addome, di emanare delle scariche elettriche di qualche centinaio di volt. Allora, lo studio dell'anguilla elettrica ha permesso a Redita di fare un passo avanti e di fare una proposta molto provocatoria. Possiamo pensare di eliminare uno dei nostri organi che viene descritto nella letteratura scientifica medica come un vestigial organ, cioè uno di quegli organi che noi possediamo ma che in realtà non ha seguito quello sviluppo, no? Quell'evoluzione della specie per il quale adesso ha una sua specifica funzione, cioè l'appendice. Sapete che c'è un grande dibattito sull'appendice, cioè è un organo vivo, un organo che in qualche modo contribuisce alla nostra vita in maniera positiva, oppure non si capisce esattamente il suo ruolo. Allora dice: sostituiamo l'appendice con una modalità, anche se volete, no, post-human, quindi con aprendo un immaginario quasi da existence cronenbergiano, sostituisce l'appendice con un nuovo organo creato con delle cellule artificiali. Questo nuovo organo, che appunto qua descritto in un piccolo schizzo, può essere utilizzato perché viene praticamente a intercettare gli zuccheri sanguigni dell'essere umano e li trasforma in energia elettrica, con lo stesso processo che la guida elettrica di cui parlavamo prima utilizza prima. Certo, molto risibile questa immagine, ma forse ancora più interessante questa, nella quale si pensa che in un momento di grande, come dire, faiasco delle risorse energetiche, si potrebbe diventare il proprio corpo, forse potrebbe produrre energie elettriche, forse potrebbe diventare, no, uno stimolo per pensare ad un'altra modalità di utilizzarlo. Questo è un altro progetto che va sempre su questo limite provocativo, no? Di provocazione sul rapporto di se stessi con l'ambiente, con l'ecosistema che ci circonda. Questa è una storia molto interessante, secondo me, che non abbiamo tempo di sviluppare, ma in buona sostanza il suo studio riguarda due aspetti. Il primo, quello della profonda solitudine di alcuni pazienti che hanno delle carenze respiratorie e che hanno bisogno di stare isolati per parecchio tempo, proprio per sottoporsi ad una respirazione artificiale indotta dal macchinario, e la profonda solitudine di una razza che è quella dei leberi da corsa. Non so se sapete, ma c'è uno studio molto interessante, molto crudo anche, devo dire, molto toccante, su quanti levrieri ogni anno vengono soppressi dopo essere stati impiegati per le corse sulle quali si scommette. Soprattutto in Spagna e in America Latina si stimano in migliaia di esemplari le soppressioni di questi animali. Cosa succede allora? Che Radical Coin, in maniera assolutamente provocatoria, dice: perché invece di sopprimere questi animali che vengono soppressi di solito dopo i 3 anni di vita, cioè loro nascono e sono già frutto di una super selezione della specie,
Il levriero da corsa è un levriero che ha una capacità toracica molto superiore a quella della sua specie, perché deve riuscire a respirare con una capacità diversa da quella degli altri levrieri, per chiaramente avvantaggiare la corsa. Ha una struttura muscolare diversa, una struttura scheletrica diversa, ha un pelo addirittura diverso, e quindi lei dice: cosa succede se invece diamo una seconda chance al levriero e creiamo una struttura, che è un imbrago che vedete, che di fatto che cosa succede? Un imbrago che sfrutta la capacità di dilatazione della cassa toracica del levriero, innesca un meccanismo per il quale il respiratore artificiale collegato all'essere umano funziona attraverso questo movimento. È evidente che è una provocazione, ma mi sembra che sfrutti uno scenario molto interessante, anche molto, molto intelligente, da una parte un'affezione e la presa di coscienza nei confronti di un dato inquietante come quello che riguarda appunto la fine della carriera delle levrieri da corsa di cui vi ho parlato prima, dall'altro invece una situazione altrettanto particolare e cruciale come quella delle persone che hanno dei problemi di respirazione, tenendo conto oltretutto che questo progetto di fatto tende a pensare che l'animale e l'uomo abbiano un tipo poi di relazione, uno a supporto dell'altro, che evidentemente dovrebbe essere di natura positiva. Ultimo esempio di Rachel Cohen è questo Artificial Biological Clock, è uno di quegli oggetti che vengono disegnati, ma potrebbero, che hanno queste immagini, questa forma, questa geometria, ma potrebbero averne un'altra, perché in realtà una volta tanto il designer non si occupa di dare una geometria che sia in qualche modo pertinente con la funzione che deve avere, perché questo orologio biologico artificiale è creato solo ed esclusivamente per essere una sorta di Tamagotchi che ogni tanto si sveglia. Cioè, cosa vuol dire questa cosa? Il ciclo della fertilità femminile oggigiorno, Rachel Cohen dice, facendo uno studio, che è sempre più sottoposto a grandi pressioni. Da un certo punto di vista lo stress della vita quotidiana, l'essere spesso sottoposti a delle luci artificiali, il fatto di doversi dare degli obiettivi in carriera, molto spesso la percezione della propria fertilità della donna non è così percepita. Questo tipo di progetto ha la rete perché incrocia di fatto dei dati che arrivano dal medico curante, dal proprio terapista e dal proprio operatore bancario. Quindi in sostanza questa macchina si sveglia solo per un innesco particolare, una congiunzione di questi dati che dicono che in un determinato momento la persona è fisicamente, psichicamente ed economicamente in grado, come dire, di immaginarsi fertile. Allora, evidentemente anche questo è critica al design, no? E la macchina si sveglia facendo in modo di partorire queste palline che vedete, ma di fatto potrebbe avere un'altra geometria. Arriviamo al penultimo progetto che vi voglio far vedere, questo è un francese, Mathieu Lenoir, e qua siamo più nell'ambito del product design. La ricerca di Mathieu Lenoir si basa sulla constatazione che gli ambienti domestici sono degli ambienti molto inquinati, cioè si parla di indoor pollution, no? Per tanti motivi diversi, perché le plastiche possono, se non opportunamente trattate o utilizzate, emanare addirittura trierina, piuttosto che altri composti particolarmente nocivi. Allora l'idea è quella molto semplice di utilizzare delle piante che sono, grazie al fogliame e alla radice, dei filtri naturali per depurare gli ambienti con una capsula di questo tipo. Qui c'è una visualizzazione in cui Mathieu fa vedere quelli che possono essere, come dire, le perniciosissime tensioni che riguardano l'ambiente domestico, e passando attraverso Andrea, questo è il nome del prodotto, e attraverso il fogliame e le radici di questa pianta si depurano. Quindi un modo per usare la tecnologia, e qui siamo su un altro versante, la scienza che utilizza la tecnologia per offrire dell'aria più pura nell'ambiente domestico. Ultimo esempio che vi faccio vedere è quello di Tomasz Piazza di Libertini, un designer slovacco, ed è forse l'esempio più poetico in qualche modo. Abbiamo visto in una carrellata molto molto rapida, perché chiaramente non voglio sottrarre nulla alla disquisizione che seguirà, abbiamo visto diverse forme di interesse per microorganismi, microbiologia, piuttosto che ambiti del design che riguardano il fashion, piuttosto che il graphic, piuttosto che il product. In questo caso qui abbiamo di nuovo un ritorno al product, ma in forma incredibilmente poetica. Questo è evidentemente, o credo sia evidente forse a me, un vaso
un verso però che ha delle caratteristiche particolari, perché ci ricorda l'arnia di un alveare. È infatti un vaso che è progettato da Libertini, quindi dal designer, ma realizzato da delle api. Una ricerca scientifica, un protocollo che Libertini ha utilizzato a iniziare dal 2006, vuole che le api, oltre a essere degli straordinari animali, perché tramite le antenne hanno quelle capacità olfattive di cui abbiamo già parlato, sono anche dei grandissimi progettisti. Thomas Libertini, in condizioni di microclima particolare, dà alle api una sorta di carta modello che non solo le ispira, ma che lo seguono puntualmente nella realizzazione di questo tipo di manufatti. 40.000 api in 8 giorni realizzano un vaso. Qui sono all'opera, lo stanno quasi concludendo, evidentemente sono dei pezzi unici, qui ce n'è un'altra tipologia, e questa ultima è interessante perché addirittura riescono a colorarlo provenendo, cioè andando di fiore in fiore e venendo da fiori che hanno delle pigmentazioni più grosse. Grazie. Bene, come un po' il leitmotiv di questi giorni è la produzione di meraviglia, credo che anche in questo caso ci sia stato un saggio di come gran parte della meraviglia contemporanea derivi dalla ricerca scientifica.